L'Università Cattolica di Piacenza ha aperto le sue porte agli studenti di quarta e quinta superiore per un Open Day che oggi ha riunito nell'Ateneo centinaia di giovani. Ai docenti il compito di presentare i corsi di laurea triennali e a ciclo unico delle facoltà presenti a Piacenza, agli studenti quello di far conoscere la vita universitaria ai loro futuri colleghi. Questo è veramente un momento importante per cominciare a capire quali possono essere le possibilità per il futuro. Oggi abbiamo le tre facoltà, Economia e Giurisprudenza, Scienze Agrarie e la Facoltà di Scienza della Formazione. Non solo un orientamento rivolto agli studenti, l'Università Cattolica si sta occupando anche dei genitori. Ma assolutamente, noi in questi anni abbiamo visto un aumento esponenziale alla partecipazione dei genitori. I genitori che magari anche loro hanno già fatto l'università hanno bisogno proprio di confrontarsi con i figli e li accompagnano alla scelta. E mettiamo appunto a disposizione dei genitori un'agenda parallela dove insomma li aiutiamo ad orientare un po' loro stesso, ma soprattutto a orientare i figli. Che scuola frequenti e come mai sei qui? Io frequento la quinta superiore del liceo delle scienze umane opzione economico-sociale e sono di Lucca. Mi sono già preimmatricolato al corso di laurea, quello in doppia laurea giurisprudenza, diritto e economia, e quindi volevo vedere un po' l'università. Sofia Regonelli, di quinta superiore, sei di Cremona, come mai sei venuta qui alla Cattolica? Sono interessata alla facoltà di economia e vorrei capire la differenza tra i vari corsi che appunto la Cattolica qua a Piacenza propone. E poi appunto sentire anche l'esperienza diretta degli alunni che studiano qua. Ti piacerebbe fare un domani? Hai un'idea? A me piacerebbe gestire un'azienda un domani, quindi cercherò di realizzare il mio obiettivo.